Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Fai un 4. Come potete ben vedere ho migliorato l'Irlanda, però è un nostro puppet. L'ho fatto perché cioè non è che mi serva più di tanto. Va bene ragazzi, allora è il 16 ottobre del 1946. Come potete ben vedere, tra poco attaccheremo gli austriaci per riprenderci il nord d'Italia. Accettiamo. Signori, come potete ben vedere, andiamo in guerra, andiamo ad attacco. Signori, l'ora è arrivata. Buttiamo una bomba su Vienna. Distruggiamo tutto il mondo. Tutti saranno assimilati. Signori, signori! Incredibile! Non ci posso credere! Abbiamo sganciato finalmente un'atomica contro i nostri nemici. E si va addosso, ragazzi, dobbiamo schiattare tutto. Dobbiamo assolutamente buttare un'altra bomba atomica. Non è molto bello da dire, raga, lo so, però dobbiamo farlo. Dobbiamo assolutamente farlo, ragazzi. Il top è così. È brutto da dire, perché a me non mi piace vincere in questo modo, però in questo caso bisogna fare così, cioè in questo caso devi. In questo caso devi. Siamo in guerra. Il mio puppet. Ragazzi, guarda, guarda. Che cazzo? No! Le mie terre! Ora vi uccido! E mi ha dato le terre della Grecia! Cioè, prima qua c'era una Grecia. Ma ok, non ne voglio sapere, No, raga, qua. Buttiamo un'altra atomica di merda, non ne frega niente. Proprio adesso. Adesso sì. Cosa? Non ho capito. Non ho capito. Ma è successo il mondo. È successo il casino. Ma l'importante è che noi abbiamo le nostre terre. Adesso sì. Adesso possiamo dire che la vittoria è imminente. Ce l'abbiamo fatta. Più di questo dobbiamo solo vincere. L'Azerbaigian è capitolato. Che bello. Sono felice per questa vittoria.
Però guarda, se attacchiamo Ucraina, manco male. Ho sbagliato pure a fare la linea di fronte qua. Se non ho capito male mo, non capito male più. Che cazzo? Tutti addosso, proprio dobbiamo distruggere tutti. È tutto. Chi sono i nostri nemici? Ah, sono più in questa zona qui. Oddio, c'è anche in Madagascar. No, vabbè, capito. Cazzo, come fai in Madagascar? Che succede? Interessante. Ma so che potrebbero attaccarmi qui. Però, cioè, non puoi fare niente. Più che altro, tipo, vado a fare una cosa di questo tipo. Ok, abbiamo questi. Potrei lanciare una bomba. Non posso. Questo non ho superiorità. È vero. Perché non volete andare? Andate, forza. E ora venite assimilati, pezzi di merda. Capitonate. No? Niente. Zero. Vabbè, mangiano. Bene. Ah, c'è anche qui uno Sri Lanka, no? Fiero. Una bomba su Kiev. A Königsberg non mangiamo niente. Interessante, molto interessante. Nostre divisioni si vince, c'è poco da fare. Oh, non vogliono morire. Mugiunno. Ma sto mangiando su una capitale. E che caspita. Dai. Serbia. Ok, dopo attacchiamo anche la Serbia, così stiamo a posto. Facciamo un aeroporto qui. Oddio, ma chi l'aveva visto questo? No, non abbiamo bisogno. Vediamo questi qua. Dove sono queste 15 divisioni? Siete qui. Oh, attenzione, l'impero tedesco è capitolato. Beh, ormai non c'è molto da fare, bisogna solo sconfiggere
distruggere l'Ucraina, più che altro. Sono arrivando qui in forza intanto. Perché hanno scritto antipartigiani? Sono scritto antiribelli. Scritto antipartigiani. Abbiamo difeso la nostra patria, come è giusto che sia. So qui la situazione è un po' grave per noi, però le nostre comuni, insomma, non penso che forse, non devo liberare queste, però ho notato che hanno un bel po' di alluminio, quindi non farò, quindi non me ne tengo, insomma. Ancora questi ribelli, che palle! Ma cosa stia? Sì! Bene, abbiamo una stabilità a livello, come dire, normale, insomma. Allora, ci servono tutti gli uomini possibili. No, ho sbagliato. Tutti gli uomini possibili. Molto bene. Bene ragazzi, allora abbiamo fatto capitolare un bel po' di nazioni. Tanto qua siamo per conquistare l'Africa. Vorrei lanciare un'atomica, ma non c'ho più superiorità aerea, quindi non posso. E ma questa che nazione è? Ah, cos'è? Vabbè. Ok, è capitolato. Tutto bene. Che ci manca? Ci manca. Quale nazioni ci mancano? Ucraina. Per lo più ci manca l'Ucraina e questa nazione, come si chiama? Turkestan, o come ti chiama, o come si chiama, non lo so. Ed ora tutti verso Kiev di potenza. Abbiamo attaccato anche la Serbia, l'abbiamo conquistata. Così abbiamo tutti, quasi tutti i Balcani con noi. Beh, l'importante è che abbiamo... Dov'è la Dalmazia? Ah no. No, aspetta. Dov'è? Ah no, forse è questo... sì, vabbè. Quasi. L'Argentina dica una guerra al Cile. E hanno fatto pace bianca tra Argentina e il Brasile. Ok, va bene. Lagga molto. Lagga veramente tanto. Vuol dire che ci sono veramente tante divisioni. Bene, manca ancora veramente poco alla conquista. Ah, cioè io ho delle divisioni qua e manco lo so. Quindi, signori, è finita. È finita in questo modo. Abbiamo vinto contro un nemico che sembrava forte, era veramente molto forte, ma ci siamo riusciti a sconfiggerlo. Ragazzi, il video finisce qua. Nel prossimo video, che sarà l'ultimo, faremo il trattato di pace di Dar es Salaam, e noi ci vediamo su un ultimo video. Ciao ragazzi.